Ciao a tutti, sono Gioca Bocci e oggi parlo di una cosa che per molti fotografi è una vera scocciatura, ovvero togliere e mettere filtri, magari in particolare se stiamo utilizzando dei grossi guanti invernali. Ma se il sistema di filtri fosse montato su due anelli che magicamente si uniscono in maniera magnetica, sarebbe davvero uno spettacolo, ovvero se stiamo utilizzando il sistema della Manfrotto Xume. Andiamo a vederlo più da vicino. Allora, eccoci qui con il sistema Xume, o Xume, ma per adesso lo dico in italiano. Costituito da due parti, il lens adapter e il filter holder. Quindi questa è la parte che va sull'obiettivo e questa è la parte che va collegata al filtro. Quindi dobbiamo comprarne uno di questo per ogni obiettivo che abbiamo, tipo se abbiamo un 24-70 e 70-200 ne compreremo due, e questo uno per ogni filtro. Quindi se abbiamo, non lo so, un filtro protettivo, uno polarizzatore e uno ND, ne compreremo tre. Dopodiché come funziona? Prendiamo appunto 24-70 della Nikkor e andiamo a fissare la parte lens adapter. Si avvita come un semplicissimo filtro. Poi prendiamo l'adattatore per i filtri e prendiamo il filtro polarizzatore, tra l'altro sempre della Manfrotto, e li andiamo a avvitare insieme. Vedete che appunto avvitare i filtri non è mai una cosa comodissima. Tra l'altro, attenzione con il filtro polarizzatore, non lo stringete troppo forte perché poi svitarlo sono dolori. Perché vedete, dovremmo tenere la griglia, questa qui, e la griglia quella piccolina all'interno, quindi non è comodissimo. Ma poi metterlo è così. Metto e guardate, riesco quasi a sollevare il 24-70, esatto, prima di staccarlo, quindi ha una presa davvero molto forte. Ma facciamo una prova simpatica, perché con le mani nude sono bravi tutti. Mi metto dei guanti da motociclista invernali, che sono in pratica una specie di guanti da snowboarder della Spool, e vedete che riesco a togliere e mettere senza il minimo problema. Provare a fare la stessa cosa con dei filtri a vite invece è impossibile, siete costretti a togliervi i guanti. Vi dico una cosa che non mi è piaciuta, è che ovviamente in questo modo aumenta la distanza del filtro e quindi la vignettatura compare. Spesso si comprano i filtri ultra slim molto sottili per evitare la vignettatura, questo sistema ovviamente fa arrivare la vignettatura. Invece una cosa positiva è che le classiche custodie dei filtri appunto Manfrotto con l'adattatore comunque si chiudono, quindi non so se sono nati prima gli Xume oppure prima le custodie per i loro filtri, ma le custodie sono compatibili, quindi non dobbiamo andare a svitare il filter holder, possiamo andarle a prendere e rimettere dentro. Ma andiamo adesso a fare una prova in esterni. Allora, eccoci qui in esterna, bellissima giornata, tantissimo sole, quindi avrò gli occhi un po' strizzati, c'è un po' di rumore di fondo perché siamo nella splendida cornice del Ponte del Diavolo, dove c'è tantissima acqua. Ma abbiamo qui accanto, più interessante, la nostra Nikon D750, ringrazio Augusto che me l'ha prestata, con il suo 24 mm 1.4. È già installato il polarizzatore, avvio la registrazione e considerate che in questo momento l'esposizione è fatta per il polarizzatore. Lo vado a togliere, velocissimo, vedete l'immagine leggermente più chiara. Lo rimetto, polarizzatore su, senza polarizzatore, vedete cambi velocissimi. Ma se facciamo un cambio con un filtro ND64, ovviamente la ripresa diventerà molto molto scura. Pronti? Partenza? Via! Fatto! Davvero velocissimo! Torniamo indietro? Pronti? Partenza? Via! L'unica cosa da dire con il polarizzatore è che se lo ruoto in senso orario non c'è il minimo problema. Se lo ruoto in senso antiorario tende a sfilare la filettatura perché la trazione magnetica è davvero molto forte. Ma torniamo in studio per le conclusioni. Allora, spero che questo video su Xume vi sia piaciuto e vi risulti utile. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un bel mi piace qui sotto. Se volete iscrivervi, è semplice e gratis, basta cliccare sul bollino qui in alto. Invece, se volete vedere subito un altro video, ve ne suggerisco uno qui a fianco. E quindi, come sempre, ciao a tutti e alla prossima!